È morta la Dame Margaret Natalie Smith. Aveva 89 anni e la sua è stata una carriera fantastica, ricca di soddisfazioni personali, di premi, di film che hanno lasciato un segno nelle generazioni. 2 premi Oscar, 3 Golden Globe, 5 premi BAFTA. Ad annunciare la sua morte è stata la famiglia attraverso un comunicato rilasciato alla BBC. Toby Stevens e Chris Larkin, figli dell'attrice, hanno rilasciato il seguente comunicato. È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. È deceduta serenamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre. Persona estremamente riservata, era circondata da amici e familiari negli ultimi momenti. Lascia 2 figlie e 5 affettuosi nipoti, profondamente devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna. Icona britannica, Maggie Smith ha iniziato a lavorare in teatro negli anni 50 per Royal Shakespeare Company, interpretando ruoli di rilievo in opere come Molto rumore per nulla e Otello. Nel 1963 ha interpretato Desdemona al fianco di Laurence Olivier. 2 volte premi Oscar al cinema per La strana voglia di Jean nel 1969 e California Suite nel 1978. Nel 1976 è una delle trasposizioni più interessanti dei lavori di Agatha Christie, Invito a cena con delitto. Proseguirà la saga degli adattamenti anche con Assassinio sul Nilo e Delitto sotto il sole. Ma tra i ruoli iconici anche quello della madre superiora nella saga di Sister Act. Uno dei ruoli televisivi più celebri di Maggie Smith è quello di Lady Violet Crowley nella serie Downton Abbey, che le ha fatto guadagnare numerosi premi, tra cui Emmy Awards e un Golden Globe. Un altro ruolo indimenticabile è quello della professoressa Minerva McGranit nella saga di Harry Potter.